sentite? Okay, ciao a tutti, peccato, volevo parlarvi oggi della produzione audio con Linux. Infatti diciamo che mentre altri sistemi con diciamo magari una mela sono più famosi per essere user friendly quando uno deve fare delle produzioni audio, in realtà si possono ottenere degli ottimi risultati anche con Linux. Soprattutto uno lo può fare con dell'hardware non costosissimo. Io dico oggi userò questo portatile che era di mia sorella non so quanti anni fa, per cui non è una cosa comprata ad hoc, non è niente di particolare, però si possono ottenere dei risultati ottimi secondo me. Allora, perché uno dovrebbe usare Linux? Come al solito ci sono i due tipi di free as in beer, ovvero con Linux non dovete pagare il sistema operativo, al contrario di altri sistemi operativi che pagate tanto. Voi qua avete, oltre al sistema operativo, avete una serie di programmi, avete dei plugin, tutte cose che normalmente in uno studio professionale pagate da qualche centinaio a qualche migliaio di euro, mentre qua ce li avete gratis. E oltre gratis li avete free nel senso di liberi, quindi se siete ingegneri informatici, se sapete programmare, potete prenderli, aprire il plugin del riverbero, non vi piace come fa sentire che sbatte sul muro in fondo alla stanza, modificate quello che dovete modificare e potete personalizzarli come vi pare. Poi requisiti hardware minimi, diciamo che secondo me si riesce a fare anche delle buone registrazioni con, io ho provato a registrare 8 tracce di batteria in contemporanea su un Pentium 4 con un giga e mezzo di RAM, per cui niente di non è che serve per forza i7 per fare cose fantasmagoriche. Kernel real time, perché ovviamente fa sì che voi possiate avere delle latenze molto basse. Jack, che è un particolare sistema di cui parleremo dopo, e non solo, nel senso che ci sono una serie di altre cose che andrò a farvi vedere durante questo talk. Allora, prima cosa, l'hardware nel senso la scheda audio. Potete usare una scheda audio PCI, USB, FireWire, pedaliere digitali. Io oggi sto usando una pedaliera della Digitech che viene tranquillamente vista come un dispositivo audio USB. La maggior parte delle cose sono ben supportate, conviene, come ho scritto, informarsi prima di acquistare, per cui magari ci sono determinate schede audio che non si sa per quale motivo, ma che ne so, non hanno rilasciato, non riescono a scrivere il driver, ha un protocollo particolarmente incasinato. Quindi vi conviene prima, vi piace tantissimo quella scheda audio, se volete usarla su Linux date una ricerchina su Google is your friend. E poi io ormai nei veri, ovvero magari a voi va e a qualcun altro no. Può succedere, a me è successo in questa pedaliera ad esempio che nello stesso sistema di avere semplicemente due distribuzioni diverse che avevano praticamente le stesse cose, in una andava, nell'altra non andava. Anche lì può essere una stupidata, basta che se cercate su un forum, su Google, probabilmente trovate la soluzione al vostro problema. Allora, distribuzioni per multimedia. Ci sono una serie di distribuzioni già pronte, diciamo, se non volete stare a recuperare o se quantomeno volete avere una base di partenza da cui lavorare. Ubuntu Studio, ad esempio, se avete la classica Ubuntu 11.04 installata all'InstallFest, se voi vi scaricate da ubuntustudio.org, mi sembra che sia, l'immagine di Ubuntu Studio è un po' più grande di un Ubuntu normale, nel senso che la dovete mettere su un DVD perché è circa un giga e mezzo, però la installate e avete una buona base di programmi con cui partire, avete già il kernel real time, avete Jack installato, Ardour, tutti i programmi audio di base e non solo audio, perché comunque io vi parlerò dell'audio, però bene o male questi distro per multimedia
sono orientate sia all'audio che al video, per cui trovate anche programmi per editing video, oppure GIMP, programmi di grafica vettoriale, tutte queste cose. Per cui Ubuntu Studio, se volete andare sul tranquillo. AVI Linux è una distribuzione particolare, nel senso che è una specie di immagine con un sistema pronto che viene fatto ogni tot, uno la prende, la installa, però se la deve aggiornare deve riscaricare quando c'è la nuova versione e tendenzialmente cassare tutto e installare da zero. Quindi è pratica, io ogni tanto la uso perché c'ha secondo me un po' più di programmi di Ubuntu Studio e ha soprattutto un ambiente più leggero secondo me, per cui la uso quando devo buttarla sul computer al volo perché ce l'ho pronto per registrare. Cake Studio in realtà non è una vera e propria distribuzione, è un repository che per ora è attivo per Arch Linux e Ubuntu, in cui quindi ci sono dei pacchetti già compilati per una serie di programmi ed è comoda se volete avere magari programmi sempre aggiornati per la registrazione. Però la CCRMA è un po' la stessa cosa di Cake Studio, però per sistemi basati su Red Hat, quindi ci sono pacchetti RPM. Se no, la vostra preferita, vi prendete la vostra distribuzione Ubuntu, vi installate Jet, vi installate Kernel Real Time, vi installate quel che vi volete installare. Tendenzialmente, se non volete usare tutti i programmi che ci sono in Ubuntu Studio, questa è la soluzione migliore, perché uno almeno si installa quello che gli serve e basta, non occupa spazio per niente. Consigli generali, allora. Tendenzialmente, soprattutto se non avete hardware recentissimo, vi conviene usare un gestore di desktop leggero, ovvero non quei due che vi hanno detto prima. In realtà io oggi ad esempio farò la presentazione qui ho GNOME, e se ci avessi messo XFCE, XDE, Fluxbox, probabilmente sarebbe andato più veloce, però nulla vi vieta di avere GNOME. Semplicemente, ovviamente, se avete il computer con 4 GB di RAM in Core i7, non ve ne importa di mettere l'XDE, va benissimo anche GNOME. Poi usare il kernel real time e chiudere tutto quello che non serve, perché se state registrando le tracce di batteria non ve ne importa di avere dietro il demone di Apache che gira, perché probabilmente non... O magari se siete un server ve ne importa, ma se non vi serve in quel momento lo potete chiudere. Per cui tutti gli sprechi di risorse inutili evitateli, così gira tutto meglio. Allora, Jack è un po' il mattone fondamentale dei sistemi della registrazione audio, della produzione audio di Linux. Jack, la sigla significa Jack Audio Connection Kit, perché piacciono le ricorsioni dei nomi. Bassa latenza, per dire, io con le mie schede audio ho una latenza più bassa che usando i driver proprietari ASIO su Windows, per cui direi che funziona molto bene. Poi, cosa molto interessante, infinite possibilità di connessione degli input-output. Praticamente Jack vi permette in questa interfaccia, che poi vi farò vedere, che è Connect, di... come se voi aveste un enorme patch bay con tutti gli output di tutte le vostre applicazioni, tutti gli input delle altre vostre applicazioni, prendete dei cavi, attaccate l'output di quello nell'input dell'altro, quell'output nell'input, per cui potete farvi tranquillamente tutto il vostro routing del segnale senza dover ogni volta magari salvare il file che avete fatto con il primo programma, aprirlo con il secondo programma, processarlo, lo fate tutto in real time. Multipiattaforma, perché Jack gira sia su Linux che su Windows che su Mac, e possibilità di usarlo in rete, questa è una... non l'ho mai provato, però se volete potete far girare il server di Jack su un computer e far girare il client su un altro computer, quindi potete usarlo sia sulla LAN che addirittura via internet. E Jack si usa o da terminale oppure la GUI, che solitamente è QGIS Control, se no c'è anche il patch, però io praticamente ho detto QGIS Control.
plugin. Allora, c'è un ricchissimo assortimento di plugin, secondo me. Io non ho mai provato particolare, io non ho mai dovuto usare ad esempio neanche i DST. Mi sono sempre bastati i plugin LASPA, che sono il vecchio standard, diciamo, dei plugin audio per Linux, e gli LP2 che sono una. Sono nuovi, molti plugin LASPA sono stati portati su LP2 e ci sono anche nuovi plugin che sono stati fatti solo in LP2 che permette alcune cose come ad esempio l'interfaccia grafica personalizzata, diciamo, cosa che i vecchi plugin LASPA non permettevano. VST, se siete abituati ai VST, a usare VST su Windows, avete il vostro plugin preferito, ci sono sia host che emulano le DLL di Windows, per cui potete usare i VST di Windows, che VST nativi per Linux, per cui ci sono anche questi. Gli SSI sono particolari plugin che servono principalmente per i sintetizzatori, per emulazione di sintetizzatori. C'è praticamente tutto quello che vi posso dire, nel senso che c'è qualsiasi cosa, dopo vi farò vedere nella demo. In questa presentazione farò una molto veloce, vi parlerò e poi farò tanta demo perché secondo me è più utile sentire soprattutto i concetti. Programmi. Allora, una carrellata veloce dei programmi che ho bisogno per dire. Arduino, che è una digital workstation, audio workstation, per dire è quello che è come l'equivalente di Cubase, di Pro Tools, che sono tutti software che costano centinaia di euro. Arduino gratis, è ottimo, nel senso che ci si può fare qualsiasi cosa, editing non distruttivo, per cui quando uno registra una traccia poi ci applica dei plugin, a differenza di Audacity, che è quello sotto, che se tu registri una traccia di chitarra e ci applichi un reverbero, poi hai la traccia con il reverbero applicato. Arduino applica invece gli effetti in real time, quindi se non ti piace più il riverbero, togli il riverbero dalla colonna dei plugin e hai ancora la tua traccia pulita. Audacity è editing audio in real time, per cui anche questo è multitraccia. Diciamo che se volete modificare al volo un file e salvarlo modificato, vi conviene forse, se non dovete fare un lavorone multitraccia, usare Audacity senza stare ad aprire al volo. Tra l'altro Audacity è disponibile anche per Windows. E Arduino invece è disponibile anche per Mac OS X. Poi Hydrogen, che è una drum machine con sequencer integrato, molto comoda se non volete registrare una batteria, volete fare una bozza di chitarra, una bozza di canzone, vi mettete lì, ci sono degli ottimi drum kits. Se usate Ubuntu vi consiglio di scaricare sia il pacchetto Hydrogen che il pacchetto Hydrogen drum kits, che contiene dei drum kits addizionali che sono fatti bene e vanno dal sampling di una batteria vera a vecchi magari Roland elettronici, per chi vuole fare, non so, musica elettronica. Non sono espertissimo nel settore, però si può fare anche quello. Mickey Tracker, che l'ho scoperto da poco perché è da un po' che mi diletto facendo dei pezzettini, in realtà non ho fatti uno proprio, però mi divertivo a iniziare a pensarci, pezzi di chiptune, per cui se volete fare dei pezzi che suonano come i vecchi Game Boy o il Commodore 64, cose così, Mickey Tracker è molto carina come cosa. Pure Data, che è molto interessante, è un linguaggio di programmazione visuale. È stato creato da quello che prima aveva creato MaxMSP, che è un altro che è molto simile come concetto. Vi farò vedere anche questo, comunque è molto interessante perché è una via di mezzo, diciamo, tra il mondo dell'informatica e quello della musica, nel senso che si prendono dei blocchetti, ognuno ha la sua funzione, si uniscono, da questo possono nascere o degli strumenti a sé stanti o delle interfacce, o comunque dopo nella demo vi farò vedere bene perché spiegato non rende l'idea. Rack and Rack, che è un multi-effetto, se volete attaccare la vostra chitarra pulita al computer, Rack and Rack vi permette di effettarla in diretta.
come ci sta, se lo attaccate qua dopo potete farvi le tracce direttamente senza avere la pedaliera, basta una semplice interfaccia da jack a USB, diciamo, che viene riconosciuta da jack. Super Looper, Super Looper, che è un looper, ovvero uno, diciamo, se uno è un forever alone, se uno vuole allenarsi a casa, magari vuole scrivere una canzone, però c'ha bisogno di avere sotto la, magari viene il primo riff, allora scrive il primo riff e Super Looper glielo continua a far girare sotto. Poi dice, vabbè, vogliamo aggiungerci qualcos'altro sopra, e ci aggiunge un altro strato, fino a fare tutti gli strati che gli pare. È comodo, ma anche in situazioni live, in cui però sarebbe meglio, cosa che io non ho, avere un qualche tipo di controllo, magari MIDI. In quel caso uno potrebbe anche farlo, potrebbe utilizzarlo live, schiaccia la pedaliera, che ne so, lo fa Alex Tritti, per dire. Non che io sia particolarmente fan di... Però... per rendere l'idea. E poi Zinat SuperFX, che è un sintetizzatore software, c'è anche Yoshimi, che è nato da questo, in teoria dovrebbe avere, diciamo, migliorato dei problemi che aveva questo. Io mi trovo bene con Zinat SuperFX e uso questo, nel caso c'è anche Yoshimi, ho anche installato Yoshimi. Basta, adesso è finito il tempo delle parole, facciamo un po' di tempo. Quello sono io quando ho più macro. Allora. Possiamo iniziare, vediamo, iniziamo dalla base, facciamo. No, piace. Questa è l'interfaccia grafica per Jack. Queste sono le impostazioni, come vedete io adesso sto usando un kernel real time, io adesso sto usando Debian come distribuzione. Se cercate su Google c'è un repository apposta che fa il kernel real time per Debian, perché io francamente non mi sono mai, cioè, le poche volte mi sono messo lì a puntare il kernel, l'ho fatto danni, quindi ho lasciato perdere. Real time. Queste sono, diciamo, le impostazioni principali, ovvero se avete il super computer potente, quello che volete, abbassate questo e ci avete la latenza bassissima. Ovviamente se lo fate partire su un portatile come il mio, crasha tutto oppure fa un sacco di errori, per cui io terrò questa latenza media con cui io ho fatto dei test e dovrebbe reggere. Schiacciate su avvia e parte tutto felice, dice che è real time. Qua c'è l'utilizzo della CPU, connette all'interfaccia di cui vi parlavo prima. Adesso è un po' vuota perché c'è aperto solo jack, ovviamente. Nel momento in cui io ad esempio apro Hydrogen, qua mi si è aperta la finestra Hydrogen. Essendo un programma che produce musica ma non riceve niente in input, se ovviamente c'è soltanto nella parte porta d'uscita. Ed è attaccato a System Playback, che è l'uscita principale, per cui adesso che esce da qua adesso. Allora, Hydrogen ha una struttura a matrice, per cui questi sono i vari pattern. Questi sono gli strumenti dei singoli pattern. Adesso avrò un drum kit che mi piace. E qua sentite tutti, se volete potete anche giocarci la tastiera. Ogni tasto è assegnato a uno di questi. Quindi se volete crearvi, quindi il concetto è, io schiaccio sul pattern, come vedete qua cambia. E qui, in questa finestra, lavoro sul singolo pattern. Che cosa vuol dire? Che faccio un tipico ritmo 4 quarti, 1, 2, 3, 4, con il Charleston, e faccio tuppa, tuppa.
Ti faccio partire qua, come vedete ci sono due modalità di play, pattern e song. Se io faccio partire pattern, parte tutto ciò e me lo ripete all'infinito. In realtà questo è solo l'inizio, io faccio il primo pattern. Se voglio fare una canzone completa, che si suppone non sia tutta uguale, tutta, tutta, ma devo creare degli altri pattern. Allora come faccio? Voglio magari creare lo stesso pattern di prima, ma con un piatto all'inizio, perché magari è il primo giro. Faccio copia, senza stare a farlo da capo. Va a finire qua sotto, con la freccetta lo sposto su, ma è solo per avercelo sott'occhio. Quindi adesso ho selezionato questo pattern, vado qui e al posto del primo charleston chiuso gli metto un crack. Quindi se io adesso ascolto questo, c'è il crash al primo posto. Adesso come faccio a mettere tutto questo insieme? Questa qua è la finestra di editing della canzone. Quindi cosa faccio? Devo mettere in fila i pattern che io voglio che si sentano. Per cui voglio fare che il piatto suona ogni 4 giri, faccio così. Ho il primo col piatto e c'è senza piatto, primo col piatto e c'è senza piatto. Metto come play song e a questo punto il cursore si sposta qua e lui mi fa sentire quello che ho messo sulla sul. E qui c'è il gatto lì qua. Poi niente, controlli, qua ci sono BPM, per cui se volete fare più veloce la fate con gli strumenti e a quel punto partirà. Come vedete di drum kit ce ne sono quanti ne volete, potete modificarli, se il crash non vi piace andate su layer, delete layer, load layer, caricate un altro sample che vi siete fatti voi in cantina sulla vostra batteria, potete fare tutto quello che volete. Niente, poi finita la canzone la potete esportare, potete salvarla e a quel punto ve lo salva in formato H2Song, che è il formato di Hyperjet, per cui la potete riaprire con lui. Potete esportarla come MIDI, se poi volete farla andare da un altro sequencer MIDI. Potete, se fate esporta la canzone, vi salva il tupa in WAV, in modo che voi possiate aprirlo con qualsiasi programma audio. Poi, cos'altro si può far vedere? Vi faccio vedere un po' più data, che è interessante come cosa. Ma idrogen può funzionare senza genere? Idrogen può funzionare anche senza genere. In questo caso principalmente cioè jack comunque ti permette di avere l'audio come priorità. Io in realtà hydrogen, se devo usare solo hydrogen, non sto neanche ad avviare jack, perché se non l'avessi avviato, ecco cosa serviva jack. Se io adesso avessi avviato hydrogen normalmente, mi sarebbe uscito l'audio dall'interfaccia normale del computer, quindi mi sarebbe uscito dalla cassa del computer. Invece visto che ho jack aperto, io qua sotto la pedaliera sta uscendo dalla pedaliera il suono. Però ci sono alcune applicazioni che non necessitano per forza di jack, altre che tipo Arthur deve fare, se non sta già andando il server jack te lo chiede lui, come lo vuoi far partire lo fa partire lui. Data è un linguaggio di programmazione visuale, diciamo. Quindi al posto di scrivere codice come fareste per scrivere il C, mettete dentro queste belle finestrelle e ad
codice DSP già esistente, utilizzare dei DSP magari che esistono già, implementare robe del genere, cioè su che cosa scrivi sostanzialmente? Allora, francamente non lo cioè, so. Cioè se vorresti realizzare una saturazione, non lo so, di qualcosa. Sì, allora sai che non saprei cosa sono, perché tu puoi scrivere un oggetto in più dentro più data in sé. Gli oggetti di più data non so, ti dovrò dire in cosa sono scritti, ma credo non lo so, te lo devo far sapere. Comunque mi sa, ma se non dico una cazzata è in C++, se non ricordo male sì. Quindi adesso vi apro un attimo. Un'altra cosa, sì. Se ho una scheda audio che funziona solo con driver su Mac e utilizzo un Linux in modalità macchina virtuale, mi prende l'interfaccia della FireWire per esempio? Cioè me la mette in relazione effettivamente con la scheda audio oppure c'è un problema di compatibilità su macchina virtuale? Assolutamente usare su macchina virtuale è un po'... cioè, perché già l'audio è critico il suo. Farlo andare senza usando dentro una macchina virtuale la vedo un po' troppo abbastanza che funziona. Allora adesso ho fatto una patch nella versione stupida, così vi faccio vedere come funziona in AutoSurface. Non tanti giri per disco questo qua, massimo è 250. Si va dentro sempre la solita interfaccia connetti. Adesso avvio il mio più data e vedo che mi si è creato dentro ASA questo MIDI qua. Lo connetto con il MIDI di NASFX, poi l'audio di questo funziona e va. Praticamente questa patch che c'è qui dentro cosa fa? Adesso devo vedere quale dispositivo mi apre. 9 questo, ok. È una cosa che ho fatto al volo, in realtà è molto, cioè non c'è tanto di audio in questa patch, è molto con cose condizionali, cose logiche, nel senso che è una cosa che permette di suonare con la chitarra di Guitar Hero che
data. È per dare un'idea di cosa si può fare con più data, per cui io qua dentro non ho fatto neanche una cosa. All'inizio avevo pensato di codificare un tot di note in binario, per cui avevo poi due alla quinta note possibili, che in realtà non è vero perché poi io ho solo quattro dita con cui posso schiacciare i tasti, per cui serve. Poi mi sono tenuto sul semplice, poi magari la espanderò in un secondo movimento, però per adesso fa. Le fu. Allora, per adesso fa le note della pentatonica minore di Mi, per cui per fare le improvvisazioni di uno zoom si presenta una jam session con dei vecchi barbuti che sono uno blues, ti presenti con la chitarra di più data in un portatile e la gente ti picchia. Quindi niente, poi non è niente di particolare, purtroppo questo qua si basa su questo oggetto HID che può essere usato per leggere. Io ci ho attaccato questa qua con un adattatore PlayStation, attacco PlayStation 2 USB. Se avete quella PlayStation 3, no, quella PlayStation 3 è wireless, mi sembra. Se no, comunque, se avete una interfaccia USB che può essere il controller della Xbox o quello della PlayStation 3, l'attaccate qui e lo potete usare esattamente allo stesso modo. Poi vabbè, ieri sera all'ultimo momento, per non fare proprio la cosa piatta, gli ho inserito anche, giusto per far vedere, che se schiaccio il bottone, vediamo se funziona un po' a caso, se schiaccio il bottone select mi cambia tra due strumenti, per cui così è la chitarra, se io schiaccio select, niente, questo era per far vedere comunque che più data può fare queste cose che sono carine, open source, multipiattaforma, quello che volete, e tutto questo codice principalmente si basa sul fatto che io quando schiaccio questo bottone è o 0 o 1, per cui se è 1 lo butto da una parte, se è 0 lo butto dall'altra, e non c'è particolare, diciamo che se volete scrivere un programma così senza fare troppo fatica, senza potete usare più data, che è carino. E trovate, oltretutto, ogni oggetto è carino perché se si schiaccia l'oggetto e si schiaccia help, si apre l'help dell'oggetto, che però è a sua volta una patch di più data, quindi è interattivo. Per cui, ad esempio, adesso ho aperto l'oggetto Moses e ti spiega che Moses butta i numeri, ad esempio qua Moses 10 vuol dire che da 0 a 9 li butterà fuori dall'out a sinistra, da 10 in poi li butta qua, per cui se io prendo questo un under box e lo faccio scorrere mi fa vedere che fino a che non arrivo a 9 me li butta fuori di qua e poi da 10 in poi me li butta di là, per cui è molto anche amichevole se volete imparare. Adesso, visto che mi pare che stiamo anche corti sul tempo, vi faccio vedere al volo, voilà, vediamo tutto è fidibile, no, vi faccio vedere una Ardour che principalmente è quello, è il programma secondo me più utile, perché io ad esempio grazie ad Ardour non sono mai dovuto andare con la mia band a registrare uno studio di registrazione, mi sono messo lì, ho imparato a, non dico che sono Bob Rock, però uno sono anche soddisfazione registrarsi in casa senza spendere una marea di soldi. Ardour è abbastanza, se sapete usare Cubase quelli là è abbastanza simile, se lo sapete fare vi si apre questa schermata qui, dovete avere ovviamente il jack già collegato, le connessioni bene o male Ardour se le fa lui da solo, è abbastanza indipendente su questa cosa, se volete fare una nuova traccia fate aggiungi traccia mono, audio 1 è il primo input, se io adesso non distruggo niente prima di tutto
e dopo gli scottiamo sulla chitarra. Dove metto il cammino? Magari qui? Vabbè. Semplicemente Arduo prende quello che gli entra dentro, in questo caso la mia pedaliera ha 4 ingressi. Se io schiaccio record, adesso voi lo sentite già uscire da qua perché in realtà sto facendo monitoring hardware, per cui quello che suono esce direttamente da qua, ma è merito della pedaliera, cioè adesso non è impostato dentro Linux questa cosa. Quindi se io faccio, registro 3 accordi a caso, faccio record, poi schiaccio play. Non mi ero ricordato che avevo non scordato, vabbè, facciamo così. No? Fuck yeah! Allora, niente, che è quello? Ora, se io voglio pistolarci un po', vado qua, tasto destro, nuovo plugin. Se vi faccio vedere il gestore dei plugin, non ce ne sono certo pochi. Ci posso mettere, poi c'è anche questo comodo gestore, io voglio un reverb, non so come si chiama. Reverb. Ci voglio mettere un reverb, ci aggiungo questo, inserisci plugin, no, perché quello è un reverb fatto per essere stereo e quindi bisogna controllare anche qua quanti ingressi ha. Ci posso mettere il G-verb, che è mono, e lo posso comandare da qua. Esagerato, nel senso che te l'ho fatto per farlo vedere, però per dire che ci sono, c'è qualsiasi cosa da riverberi, a parte che scavalca come traduzione di bypass, fa veramente schifo, però adesso se vi faccio vedere anche una cosa al volo per dirvi i plugin che ci sono, recupero un botto di roba e sono disordinato un po'. Pensavo di aver portato il microfono, vabbè, per dirvi c'è anche dentro il plugin. Adesso lì il microfono, dietro al boss. Finto? Dall'altro. Wea! Allora, ho portato il microfono. Adesso modifico l'ingresso da con 3, come vedete si muove. Adesso se io fossi un, non so, la, non so, è brutto, lo devo fare, però. Era cantato di te, adesso vi faccio vedere. Ci sono anche dei plugin. Ho avuto talent. Adesso se io fossi non so la tutto la devo fare che è Fabri Fino e fa vedere per 65 oppure autotune degli uso quelle cose lì, no? Per cui come vedete di plugin c'è qualsiasi cosa, io non sono mai venuto ad andare a cercare gli esterni. Adesso vi ho parlato velocemente di queste cose, c'è Gemin ad esempio che serve a fare il mastering
quando avete finito, non so se qualcuno di voi ha provato a registrare cose così. Comunque Jamin è un plugin per fare il mastering delle proprie tracce. Super Looper, altre cose non ve le non faccio proprio vedere, vi faccio sentire giusto Mickey Trapper per i veri nerd power. Non vedo gente che dice di essere nerd. Questa è una canzoncina, l'unica canzoncina chiptune che ho fatto fino adesso e che ovviamente mi va dal portatile. E quindi aspetta. Perché questo si può interfacciare con un jack, ma non, probabilmente adesso non è impostato per farlo. Per farlo al volo comunque fate cose di questo genere. Tutte le forme d'onda a mano, ma proprio cioè basta far così, anzi è più divertente perché uno si può disegnare la forma d'onda e vengono fuori dei suoni particolari che magari uno non troverebbe in uno strumento normale. Niente, ho cercato di farvi vedere un po' al volo queste cose, ovviamente come avete visto ho fatto vedere la metà della metà dei programmi che avevo insegnato sulle slide, sono lento io, e se avete domande, se no avete finito, qualcuna domanda? Sì. Perché tra le dipendenze opzionali di Ardour mi dà il supporto per Wiimote? Perché recentemente, ed è una cosa che non ho ancora sperimentato, però devo farlo, si può usare il Wiimote come comando per Ardour, quindi se uno non ha voglia di mettersi lì, si dovrebbe in qualche modo, non mi sono mai informato bene su come, però si può usare il Wiimote per passare tra le tracce, alzare e abbassare i volumi e cose così. Figo. Per cui è anche comodo, anche perché fare tutto col mouse è un po' pesante. Altre domande? C'è un software per utilizzare dei preset nei live? Preset nel senso... Nel senso di effetti che tengo da parte e posso utilizzarlo. E questo qua, allora... Io adesso ho la chitarra già aspettata, per cui ho portato di essere un minimum grafite, però in teoria dovrebbe. Se devi... Ho stoppato qua? No, ok. System. Capture. Comunque HDH ha dentro degli effetti. Secondo me sono, ma perché è difficile trovare delle distorsioni digitali fatte così ottime. Secondo me però è carino da usare soprattutto sugli effetti per il pulito, ad esempio. Ieri sera avevo trovato... Magari un overdrive è più semplice. Eh no, ma perché il, secondo me suona meglio sul pulito. Dipende, secondo me, che ne so, questo qua. Fattine. Allora, ce n'era alcuni con... erano più all'inizio, però. Tipo questo, che fa... Si chiama Ebo Wibo Ami Ebo, che è un po' il suono che fa poi. Non ne capisco perché. Cioè, alla fine ci sta per sperimentare.
modulazione. Modulazione, sì, secondo me ci sta, perché, ma comunque, al di là di tutto, io come distorsioni, ma anche per dire guitar rig, che è che lo paghi, quindi non è che abbastanza, ma è. Ma per me sulle distorsioni non ha mai convinto. No. Quindi secondo me questi multi effetto vanno meglio sul sugli effetti tipo sul pulito, cose così. Se no, per altra cosa simile è Jack Rack o LL2 Rack, che sono dei rack veri e propri dove tu carichi plugin, quello che vuoi, mentre questi sono più, diciamo, costretti, nel senso che credo che abbiano anche un routing fisso dentro. Invece quello là ti metti prima tutti i plugin che vuoi te li attacchi come vuoi te, sempre attraverso il Jack. Grazie. Altre domande? Allora io avrei finito, lascio lo spazio a Benom che ci fa un talk sulla virtualizzazione. Grazie.